Marco Colosimo di Piacenza Viva entrerà in consiglio comunale a partire dalla prossima seduta. A lasciarle il posto sarà Sandra Ponzini del Partito Democratico. Lo ha deciso il TAR di Parma, accogliendo il ricorso del candidato più votato di Piacenza Viva, la civica che appoggiava Andrea Papparo sindaco. Colosimo, assistito dagli avvocati e compagni di lista Salvatore Datilo, Fabio Callegari e Alessandro Massa, chiedeva la modifica dell'assegnazione dei seggi. L'ufficio elettorale centrale ne aveva dati 20 alla maggioranza e 12 all'opposizione, in virtù dell'incrocio tra premio di maggioranti e quozienti ai singoli candidati. Un calcolo errato secondo i ricorrenti ed evidentemente anche secondo i giudici. La maggioranza scende così a 19 elementi e la minoranza sale a 13 con l'ingresso del 22enne, che promette di concentrarsi sui problemi dei giovani piacentini. Credo che un 22enne debba fare questo, debba essere la voce dei giovani piacentini che fino ad oggi credo anche in questo consiglio comunale ancora nessuno ha, come dire, immedesimato. Ci credeva a questo risultato? Se non ci credi non ci provi neanche, quindi ci devi credere per forza. Ovviamente mi dispiace per la signora Sandra Ponzini, ovviamente non c'erano ritorsioni personali attorno a questo argomento. È semplicemente stato un errore dell'ufficio elettorale, quindi Marco Colosimo non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Io mi sono andato a riprendere quello che mi spettava. L'avvocato Datilo ha riassunto così la strategia vincente. L'argomento fondamentale che ha colpito, a nostro parere, l'attenzione e ha convinto i giudici sia quello che fa riferimento al numero di consiglieri in base ai quozienti elettorali calcolati secondo il metodo D'Hondt. La cosa è semplicissima. In questa maniera abbiamo dimostrato che alla lista vincente non sarebbero spettati più di 19 seggi. Raggiunta telefonicamente, Sandra Ponzini si è detta serena e rispettosa del giudizio del TAR, ma ha annunciato la volontà di ricorrere al Consiglio di Stato.